Macerata con l'Ube che è seconda in classifica. Dalla redazione marchigiana ci arriva questo servizio di Pierpaolo Rivalta. Uno scudetto con Macerata e una finale con San Giustino, ovazione per Jack Sintini che ora sta giocando un'altra partita fuori dal rettangolo. Poi la gara, la Lube è secondo posto nel mirino, l'Energy Resource viene da 3 vittorie consecutive e vuole mettere ancora a distanza dalla zona calda. Problemi fisici per Stankovic e Parodi e nel sestetto entrano Payenke e Kovar. Bene Macerata per 2 set, ma San Giustino gioca a viso aperto. Una sbandata nel secondo parziale convince Henk a cambiare regia, Petkovic per McKibben. Nel terzo set i tempi sembrano maturi per chiudere, invece gli Umbri recuperano e vincono 26-24. La Lube si scuote, Omrcen e Savani picchiano forte e Macerata vince 3-1. Abbiamo giocato benino, non bene, secondo me possiamo fare di più e sicuramente per battere questa Lube si doveva fare molto di più. Siamo calati un po' fisicamente di testa, è stato bravissimo San Giustino a metterci in difficoltà. Diciamo che ci ha recuperato questi break finali, è stata molto brava. E noi siamo stati invece molto bravi nel quarto set a reagire e a tenere la concentrazione giusta. Senza gare infrasettimanali, la Lube ora lavora forte per la miglior forma in vista dei playoff. Intanto la sconfitta di Trento in Champions rende l'Itas più umana anche in prospettiva scudetto.